è finita la prima giornata del congresso mondiale qui a Addis Abeba, si è parlato di ricerca avanzata con Michele De Luca, scienziati come Malin Parman e Pete Coffey che in Italia potrebbero essere arrestati per la ricerca sugli embrioni che invece è di punta nel cercare una cura contro malattie terribili. Si è parlato anche però di applicazioni di base, quelle della salute riproduttiva, dei diritti sessuali, che possono salvare la vita alle donne e ai bambini. Allora, parlamentari presenti hanno anche posto nella sessione presieduta da Pio Locatelli il problema se in Africa abbia senso occuparsi di ricerca avanzata quando ci sono esigenze così primarie nella popolazione. La risposta quasi unanime è stata sì, perché una cosa non è in contraddizione con l'altra, entrambi si fondano sulla libertà di ricerca scientifica.